qualche altro che vuole intervenire, un attimo e poi anche di qua, eh? Allora, io voglio rientrare un pochetto sul tema, perché se no qui se ci vediamo poi dopo non finisce più. Allora, il problema della riconversione di Genus, tanta parte della discussione è stata bisogna andare avanti con l'appagamento dei rifiuti, perché ce la fa altrimenti la riconversione di Genus. Prima Giancarlo diceva, nessun comune ha risposto alle tre sollecitazioni scritte in cui chiedevano suggerimenti da parte dei comuni cosa fare con la Genus. Ma non è che la Genus per forza deve essere portata avanti, eh? L'unico problema della società è che, a parte il fatto che ci sono 30 milioni accumulati per il post mortem, perché ogni anno sono stati accumulati i soldi necessari per la gestione del post mortem, poi ci sono 30 milioni di fermi che verranno, diciamo, utilizzati per il post mortem. E su questo faccio una parentesi. Se questo progetto di riprofilatura fosse effettivamente fatto solo per un miglioramento, diciamo, ambientale, perché c'è meno percolato, allora bisognerebbe ragionare in questo termine. Se il progetto di andare a togliere tutto il terreno vegetale sopra alla vecchia discarica, sostituire col tiro e quant'altro, che creare tante condizioni, bisognerebbe vedere, fare un costo opportunità, diciamo, costa 5 milioni di intervento. Se questo intervento facesse risparmiare 3-4 mila euro all'anno per i prossimi 30 anni, allora facciamo un costo, costa 5 per la risparmia 8, come viene fatto, facciamolo. Questo invece non è così. Cioè, questo viene fatto, portato avanti, soltanto per aumentare di ancora 2 metri, diciamo, riprofilare, nel senso che togliere la terra sopra invece i rifiuti. Se avessero proposto un altro discorso, siccome questo sistema è migliore di quello usato 15 anni fa, c'è un costo per sopportarlo, ma questo costo è sopportabile nel tempo, perché ci fa risparmiare poi nella gestione ordinaria del post-mortem, perché no? Si può anche ragionare. Però se questo invece ci prendono in giro dicendo che è fatto per quel motivo, invece per mettere ulteriori 2 anni di cosa, allora la cosa non riesce. Primo discorso. L'altro discorso è la deconversione su Genus. Su Genus ci sono 39 dipendenti. 21 dipendenti si occupano del trasporto, per cui o stanno in Sogenus o verranno, secondo gli accordi che sono stati fatti con l'ATA, assorbiti dall'ATA, perché la Sogenus ha già due diciamo, attività. Un'attività che è quella dell'interramento, la gestione effettiva della discarica. L'altra attività è quella della raccolta, perché i camion che passano sono guidati da autisti della Sogenus, no? 21 dipendenti sono adibiti alla raccolta. Questi 21 dipendenti, nel momento in cui la raccolta passerà nella gestione della società incaricata dall'ATA, verranno riassorbiti da questa società. Rimangono gli altri 18 dipendenti. 18 dipendenti ce ne sono, 3 o 4 che sono arrivati per la pensione. Per il resto c'è da fare, come ho suggerito più volte in assemblea, quando c'era da dividere i gruppi della società, ho fatto un ragionamento. Il post-mortem comunque necessita di un tot di persone per la gestione, 4-5 persone perché potrebbe essere una gestione del post-mortem. Per il resto, almeno 2 volte se non 3, ho suggerito di non distribuire il milione di euro che è l'utile della società, se normalmente che c'è tutti gli anni, ma di tenere una parte per fare quello che fanno tutte le aziende in crisi, ossia dare un incentivo a quelli che se manca poco per la pensione, per cui incentivare l'anno, perché manca 2 anni, manca 3 anni, c'è un incentivo da parte della ditta, come è successo in tantissimi anni. Questo vuol dire non avere un problema importante della gestione del personale. Cosa è successo invece? Che ci hanno messo contro i dipendenti, se sono, tra virgolette, un po' prestati, un po' strumentalizzati, per dire che c'era la difesa del posto di lavoro dei dipendenti e noi volevamo farlo perdere. Non è questo il ragionamento. Più della metà, 25-26 persone sarebbero comunque riconvertite. Chi rimaneva per il post-mortem e chi andava con l'ATA, con la società che verrà incaricata dall'ATA, in house. E il resto, 4-5 stanno lì perché il post-mortem l'ha gestito, 3-4 alle pensioni mancano 4-5 persone. Con un incentivo prendendo le persone che manca poco la pensione, oppure potrebbe essere ragionato anche per portare quelle persone che hanno una professionalità ormai importante per la discarica di coordinato, perché quella stava nascendo, per cui stava
essere lungimiranti, no? E ragionare in quei criteri. È stata creata delle condizioni per non ragionare questo, ma per dire vogliamo andare avanti con il nostro obiettivo, e questo poi se ne paga le conseguenze. Informazione, forse non sai, ma la prima richiesta di immagine biologica l'ho fatta io quasi 10 anni fa, l'ho sollecitata 2 o 3 volte. Quindi quello che tu avevi chiesto è stato fatto forse, poi ci saranno meccanismi legislativi, burocratici e politici che hanno ragionato in un altro posto, ma se ci fosse stata una richiesta unanime di tutti i sindaci, come abbiamo cercato di fare con molta sollecitazione, che quella richiesta che è partita adesso, che ancora ragione di risponderci, è stata frutto di continue sollecitazioni verso molti sindaci che alcuni non hanno neanche firmato, altri non ci hanno neanche firmato. Quindi l'unità di intenti ha tirato anche queste cose. Così pure Marco, sulle discariche compatte o abbandonate, noi abbiamo sollecitato per farvi iniziare, non facciamo tagli contributi in momento. E poi chi, molti di quelli che accusavano e accusano la discarica, sapevano, sanno delle altre discariche. Coscienza, non state il qualcosa che il suo proposito di entrato. Questo, sì, sicuramente lei la richiesta l'ha fatta, però bisogna vedere le cose come vengono chieste, perché il potere che c'aveva il comune di Maiorati, no? Era tanto, perché prendeva rifiuti da tutta la regione e anche da fuori regione. Però lei come sindaco, no? Che una volta insomma aveva minacciato di incatenarsi alla discarica, doveva dire: guardate ragazzi, o attiviamo questo benedetto registro dei tumori, o qui non entra più un rifiuto. Che facciamo? Perché le cose bisogna vedere come vengono chieste. Con quanta convinzione è stato chiesto questo innalzamento della discarica e come la regione poi ha consentito, non l'abbiamo visto. Quindi voglio dire, insomma. Della lista di io mi manco all'invita, cioè noi abbiamo questa mega discarica con rifiuti che vengono da tutta Italia, abbiamo deserto Italia, e abbiamo ancora le nostre discariche abusive che stanno lì, che non sono state pulite. È come uno che in casa ha il cestino sull'immondizia, dove prende l'immondizia da tutto il vicinato e la propria invece la nasconde sotto il tappeto, la tenne lì in giro, invece di tenere pulito, no? Però secondo me non è stato un modo saggio di gestirla, perché questa discarica quando è nata per nobili motivi, cioè di tenere pulito il nostro territorio. Una cosa da fare era bonificare tutte le discariche intorno. Certo, i comuni intorno non sono stradicchi, non si possono capire, sicuramente le entrate sarebbero state minori, ma noi adesso avevamo il territorio più pulito, noi magari adesso potevamo avere un tasso di tumori inferiori. Questo è il discorso. Non possiamo utilizzare la discarica come uno strumento per fare i soldi. Se una discarica deve servire per smaltire i rifiuti, principalmente i nostri, per mettere in sicurezza i nostri, non per da prendere i rifiuti di tutta Italia per soldi. Detto che volevo fare la domanda di Gianni Capini in relazione a quel famoso documento, con la famosa richiesta di dati epidemiologici della Regione Marche. Siccome su quel documento si fa riferimento a un aumento di patologie, volevo sapere su quali basi analitiche o scientifiche è stata fatta quella affermazione. Concludiamo? Quanto? Se vuole rispondere, io so fatto. Va bene, va bene. Però poi chiudiamo, La richiesta partiva proprio per chiarire se ci fossero questi aumenti. E comunque ci tengo a precisare una cosa, che qualcuno ha detto. L'indagine biologica
ha senso nella misura in cui si cancella la parola discarica e si scrive tutte le fonti di possibile inquinamento. Solo in questo caso è un'indagine seria, perché significa un qualcosa di strumentalmente di parte politico e potrebbe significare, questo lo dico molto apertamente anche se qualcuno qualche volta ce l'ha invitato a non dirlo, però dico attenzione, io posso capire che ci sono persone che di cuore fanno certe battaglie, ma facendo la battaglia contro il sito più controllato della provincia di Ancona, resistendo lentamente questi maggiori morie, questi maggiori tumori, non facciamo il gioco di qualcuno che ha tutto interesse, che si vede dopo dopo la discarica e continua a perpetrare i bei danni sul territorio e sull'ambiente che riconosciamo. Le fonti di inquinamento sono ben altre, sono tante altre, e non ho visto battaglie come queste fatte in quell'ottica. Attenzione, l'ultima considerazione, c'è un report della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Ambiente, che viene citata la Sogenus come esempio di gestione che ha prodotto nel territorio il minor tasso di criminalità dei rifiuti di tutta Italia. Criminalità derivante dai rifiuti. Ma troppo, troppo, ormai 10 milioni, basta. Allora, io concludo, volevo fare una manifestazione supportando, essendo d'accordo con chi ha detto che chi è assente c'ha sempre torto. Perché sinceramente questa sera poteva essere un ottimo momento di confronto, anche con la Cristallini, come ci sono venuti i signori da Federica, da consoli che magari erano impegnati su altre cose, la lista per corso civico non c'aveva nessun impegno stasera, almeno da quanto mi ha detto la Vini. Ringraziamo Giancarlo che c'è stato, però in realtà a noi è mancata la partecipazione della lista del corso civico, perché potrebbe essere un percorso altrettanto civico, confrontarsi con persone che dicono no, e dicono sì alla discarica, perché è un confronto democratico chiuso. Ricordando che da parte mia e da parte di tutto il comitato ringrazio voi che avete partecipato. Innanzitutto mi permetto di dire anche della ringraziare la signora Meta che ci ha dato la questione della struttura e ovviamente grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare questa serata. Carlo è il nostro presidente Acumate che con tanta passione ci segue sempre anche battagliando nelle sedi istituzionali appropriate, e quello che mi sento anche altresì di ringraziare è chi mi ha sopportato e supportato in questo periodo, perché credete, organizzare una cosa del genere c'è sempre il dubbio che qualcuno potente ti possa anche denunciare per qualcosa di errato che uno può commettere. A buon intenditor, poche parole. Iniziamo però, visto che si ribadiva la necessità di far presente, di invitare qui il direttore generale Sogenus, mi dispiace che non ci sia venuto come cittadino di moglie, perché l'avrei accolto con un caloroso saluto, perché tra persone si usa fare questo, un buonasera sicuramente anche da parte mia e da parte di tutto il comitato, a differenza di ciò che ha fatto lui in sede Sogenus, quando io personalmente sono andato e mi ha accolto con un buffone pagliaccio, perché io avevo uno striscione con scritto no alla discarica alla Cornacchia, e il sindaco di Missioni, mi permetta Giancarlo, che non vedo qui in sala, è stato in silenzio. E nessuno si è permesso dei presenti, mi sembra che c'era anche i consoli, questo sassolino che mi devo togliere dalla retro delle scarpe, di prendere una posizione nei confronti di quel direttore generale Sogenus, e il presidente era lì, a un passo, senza di niente. Devo dare atto al sindaco di Castelpellino e alla minoranza del sindaco del comune di Castelpellino che hanno fatto una interrogazione, ovviamente una richiesta di presenza in consiglio comunale. Non si è presentato il signor Ragaini,
che purtroppo era stata negata la convocazione. Io mi permetto di dire che le persone vanno dette le cose, quando sempre e comunque. Questa è un'informazione che non sapevate e nessuno l'ha pubblicata. Nessuno l'ha pubblicata, nessuno ha preso parole. Questa non è democrazia, questa è un'altra cosa. Io vorrei dirvi, siamo stanchi, perché sinceramente mettere in campo queste energie su questo settore non è facile, ma non ci perderemo. Perché in questi momenti noi pensiamo, io penso a quelle persone che stanno con un ago cavolo attaccato su un braccio. Bravo. E dopo, anche a causa della discarica, anche a causa della discarica, perché non è una merda, non è una fatela, finita, cerchiamo insieme di trovare una soluzione alternativa, cerchiamo insieme, cercate insieme di trovare un'alternativa, perché esiste, questa è la richiesta ufficiale e il comitato fatto ai candidati sindaci presenti. E a loro dico, vestiti di sincerità e coerenza, sarete sempre elegantissimi. Grazie. Bravo. Thank you.